Buongiorno, oggi la protagonista della nostra ricetta è la nostra Black Diamond rettangolare. Andremo a preparare un rotolo di frittata preparato con patate fatte grattugiate, sono mezzo chilo di patate grattugiate, 5 uova battute insieme al formaggio, grana, parmigiano, quello che più vi piace, e varie spezie, prezzemolo, un po' di pepe e un po' di sale. Andiamo alla nostra ricetta. Allora, foderiamo la nostra Black Diamond con della carta forno ed andiamo a vessare il nostro composto. Allora, ho mescolato le uova insieme alle nostre patate. Adesso andiamo a scaravoltare dentro la nostra teglia. Così. Lo andiamo a livellare. In questo modo. Diciamo, cerchiamo di dare lo stesso spessore a tutto il nostro composto. Ok, perfetto. A questo punto ho acceso i miei due fornelli. Vado a coprire con il nostro coperchio Smart Dynamic, infatti come potete notare la calotta è chiusa, e vado a metterlo sui fornelli. Fiamma alta fin quando la nostra calotta Smart Dynamic non si alzerà. Allora, sono trascorsi 10 minuti da quando ho acceso i fornelli. Come potete vedere, la nostra calotta Smart Dynamic si è già quasi alzata. Ecco, a questo punto andiamo a dare una sbirciatina. La nostra frittatona è pronta. Andiamo a spegnere i fuochi e la lasciamo coperta fin quando la nostra calotta non ritorna a scendere, cioè non ritorna a chiudersi. Ok? Allora, come potete vedere, la nostra calotta Smart Dynamic si è abbassata. Sono trascorsi 10 minuti, quindi ho fatto 10 minuti fiamma alta, 10 minuti autocottura. La nostra calotta si è abbassata. Andiamo a scoprire, la nostra frittata è perfettamente cotta. Avete visto? Ok, adesso la andiamo ad uscire e a farcirla a nostro piacimento. Allora, questo è il risultato della nostra frittata. Andiamo a coprire con un foglio di stagnola e la andiamo a scaravoltare. Ecco così. Al contrario. Ed andiamo a togliere la nostra carta forno piano piano, ecco così. A questo punto andiamo a farcire il nostro. Allora, io la farcirò con prosciutto cotto e mozzarella. Quindi procediamo. Mettiamo le nostre fettine di prosciutto. Così. Ecco la nostra mozzarella. Mettiamo un altro pochino. Ovviamente io sto mettendo prosciutto e mozzarella, voi potete mettere quello che più vi piace, formaggio spalmabile, fette di pomodoro, spinaci, quello che più vi piace. Allora, l'ho arrotolata su se stessa, la lasciamo un po' in posa in modo che il nostro formaggio si sciolga un po' e faccia da collante. Non appena si è raffreddato lo possiamo andare a tagliare a fette. Allora, sono passati 5 minutini, l'ho lasciata in posa, adesso lo andiamo ad aprire. Ecco qua il nostro rotolo di frittata alle patate, farcito di prosciutto e formaggio.
il nostro rotolino è pronto, può essere un ottimo salva cena, un aperitivo, lo potete portare al mare, in gita, dove volete. Con patate, prosciutto e mozzarella. Gli ingredienti ve li ricordo: ho messo mezzo chilo di patate grattugiate, 5 uova, 50 g di parmigiano grattugiato o altro formaggio a vostro piacimento, sale, pepe e prezzemolo. Ecco qua, il nostro rotolino è pronto, non mi resta che augurarvi un arrivederci alla prossima ricetta. Ciao ciao!